Allora, buon pomeriggio a tutti, parlo piano perché il piccolo sta riposando. Allora, volevo fare questo video perché in quest'ultimo periodo ho difficoltà a dimagrire. Mi sono informata e documentata parecchio sul digiuno intermittente. Non sto qua a dire di cosa si tratta, basta andare su YouTube, su tutti i social, piattaforme varie per sapere di cosa sto parlando. E mi voglio imbarcare in questa avventura, sia perché sento realmente la necessità, oltre a un discorso di dieta, sia un discorso di disintossicazione. Non vi nascondo che mi incuriosisce e un po' mi spaventa, perché in questo periodo non riesco a resistere a nulla. Non lo so, sarà l'età, non lo so. E niente, e allora sono le 5 meno un quarto, lo faccio vedere. Non so se riesci. Sono riuscita a inquadrare l'orologio. Stamattina ho fatto la mia solita colazione con cappuccino e qualche biscotto secco. A pranzo ho mangiato del pesce panato. Diciamo che non ho iniziato benissimo perché non avevo niente a casa. È un po' di patatine al forno, ma che vergogna. Lo so, non avevo niente, però sto cercando di iniziare, però credo che la cosa fondamentale è anche insomma il digiuno più tardi stasera, quindi perché nel digiuno intermittente puoi saltare o la colazione o la cena, il pranzo no. Quindi ho fatto per oggi, ho fatto questo pranzo. Diciamo sì, alla fine si può mangiare tutto, però certo in maniera non esagerata, senza esagerare con i carboidrati. Non ho toccato pane, ci mancherebbe con le patate. Basta, non ho mangiato nient'altro. Sono le 5 meno un quarto, ora io mi faccio lo spuntino con uno yogurt proteico della frutta secca. E fino all'ultimo mio pasto, sarà l'ultimo mio pasto perché oltre le 6 poi non devo mangiare più niente. Posso introdurre solo liquidi, ovvero acqua, caffè o tisana. Caffè non credo, la tisana sicuramente. Quindi oggi ho voluto fare questo video per documentarvi, insomma, le mie emozioni, i miei stati d'animo. Per questo mio primo giorno. Stasera ovviamente devo preparare anche per mio marito, i miei figli, quindi sarà una dura prova. Stasera a cena hanno salsicce e patate, quindi vi ho detto tutto. Comunque, devo dire stop perché ho detto basta, non sto bene con me stessa, anche vengo da un brutto periodo di emicranie, quindi questo rumore che sentite è la lavatrice, tanto per cambiare, e quindi ho detto basta, ma perché veramente sento la necessità, voglio provare con questo digiuno intermittente, non so se è la strada più facile, però in questo momento dove ho di grosse difficoltà a rinunciare al cibo, preferisco fare così. Quindi mangiare normalmente durante la giornata senza ovviamente esagerare e poi digiunare. Va bene, comincio col mio spuntino, magari lo posticipo tra un quarto d'ora e 20 minuti. E niente, ora mi bevo un po' d'acqua e poi dalle 6 in poi comincerò a filmare
vi dirò i miei stati d'animo, come mi sento e come sta Volevo andando. fare una premessa. Dirò nel video che l'ultimo pasto lo farò entro le 6. Ovviamente gli orari sarebbero 8, 16, cioè finire di mangiare entro le 16. Io ho messo alle 18 perché la mattina mi sveglio un po' più tardi, quindi facendomi dei calcoli ho posticipato di 2 ore. L'importante è che si rispetti comunque le 16 ore di digiuno. Poi magari credo che ognuno se li possa gestire ai propri orari di lavoro o appunto al proprio stile di vita. Parlatene sempre con i propri medici, ovviamente, fatevi seguire sempre da qualcuno più esperto. E niente, io per adesso sto provando autonomamente per poi affidarmi a un nutrizionista. Vi lascio al video. Allora, sono le 5:25. Yogurt greco, metterò un po' di nocciole e un po' di gocce di cioccolato. Ultimo pasto, ultimo. Direi che è perfetto. Buon appetito! Allora, ore 7, tutto procede, sto giocando col mio bimbo, al gioco delle carte della memoria. Ho solo un po' di acidità dovuta allo yogurt, ma tutto procede. 8:30, 20:30, tutto a posto, sto dando da mangiare al piccolino e io ho bevuto un poco di acqua. Tutto a posto, sto benissimo, anzi. Ho pure preparato la salsiccia per mio marito. Certo, l'odore comincia a sentirsi, ma io sto bene. Sto bene, sto bene. Stavo guardando il cielo, non so se si vede, no? No, no. Io sto bene. Ho preso solo del brioschi perché avevo molta acidità, come vi dicevo prima, dovuta allo yogurt. Ma sto veramente bene perché mi sto focalizzando sul fatto che mi fa bene, mi farà bene, troverò benefici. Spero che questa determinazione insomma, non svanisca. Allora, sono quasi le 9 e ho fame. Ho fame, proprio sento i crampi allo stomaco. Ce la devo fare. Il marito ha deciso di regalarsi un dessert e io sono tranquilla qui che lo guardo. Ora vado a farmi una bella doccia e tutto è a posto. Ragazzi, ho fatto una tisana. Questa è Delizia frutta secca. Questa è con cacao, arancia e nocciola. Ha un profumo buonissimo. Gli auguro buonanotte. Io ho fatto shampoo e doccia. Niente, devo dire che sta andando bene, sto bene. Niente, spero di esservi stata utile. Insomma, ho voluto fare questo esperimento di primo giorno, quindi condividere con voi le emozioni. Comunque sto bene, veramente sto benissimo. Ho avuto alle 9, è stato forte perché avevo proprio i crampi di fame. Ora è tutto a posto. Grazie, buonanotte, ci rivediamo ai miei prossimi video. Ciao!